insieme. Devo dire che innanzitutto che io, per chi mi conosce, sono un po' una voce fuori da tutti i cori in Consiglio regionale, chi mi conosce lo sa, e non è la prima volta che, vedendo sul tabellone dove risultano i voti degli 80 consiglieri regionali, molto spesso sono 79 in un modo e uno è contro, e questo è un po' un simbolo di delle battaglie e delle idee che io porto avanti in Consiglio regionale. Sono venuta qui a sentire perché sono sempre in giro per il territorio e non pensavo di parlare, mi hanno invitato invece a esprimermi. Per cui io vorrei partire da una battuta di Felice Floris quando dice: facciamo un passo indietro. E io aggiungo che il problema non è Roma, il problema non è lo Stato italiano. Che cosa è lo Stato italiano e che cosa ha fatto nei confronti della Sardegna? Noi l'abbiamo saputo in lunghi decenni. È uno Stato predone, lo sappiamo. Il problema è nostro, il problema è molto sardo, del non riuscire a creare i ponti necessari per un movimento fortemente unitario che si contrapponga allo Stato. Il conflitto che poi noi abbiamo vissuto fra Stato italiano e Regione Autonoma della Sardegna, che la Regione Autonoma non è stato altro che la mano lunga dello Stato, ed è sotto gli occhi di tutti, non basta. Oggi lo scontro che esiste è fra lo Stato e un popolo. Ecco perché noi dobbiamo creare ponti, dobbiamo crescere. Oggi l'Assemblea è grossa ed è molto simbolica perché rappresenta i vari settori della nostra realtà. Hanno giocato a dividerci e hanno giocato a dividere le vertenze. Hanno spinto la vertenza Pastori Sardi quando tornava utile per poi massacrarla. Hanno spinto le altre vertenze, ogni tanto se ne inventano una e c'è la vertenza Alcoa e chi più ne ha ne metta. La vertenza è unica, è la vertenza sarda. Solo i pastori, non abbiamo visto solo la pastorizia massacrata, non abbiamo visto quelli delle partite IVA e chi più ne ha ne metta. Oggi crolla un sistema per cui tutti siamo invitati indistintamente dall'appartenenza sociale a unirci, perché questa è l'ultima spiaggia. Quello che sta avvenendo in questo periodo in Consiglio regionale, che cos'è? Ci hanno scippato adesso la Tirrenia. A morte! A morte, Bologna. Sì! Certo, ci hanno scippato la Tirrenia per isolarci ancora di più, perché noi sardi non siamo mai stati isolati nella storia quanto oggi, mai. Abbiamo fatto i conti che per andare a Tunisi, che si raggiungevano in 7 ore, ci vogliono 4 giorni, ma 4-4 di calendario, questo per dare un esempio, per cui anche un nostro futuro di scambio, di commercio, come fai a trasportare pecore o formaggi per il Maghreb? Non è così. Allora dico questo perché è il simbolo della chiusura e dell'isolamento. Noi oggi dobbiamo iniziare a portare avanti un altro progetto, quando non basta la politica, perché la politica è disperata, inadeguata, incapace. I danni, 60 anni di autonomia fallita, sono stati tali per cui oggi la classe politica sarda, che abbia colpa o che non abbia colpa, deve rispondere di oltre 60 anni di dramma, ed è tardi, non ce la fa più. Per cui che cosa sta prevalendo? Sta prevalendo una politica strana. Quel che è passato, ma non c'è volontà di trovare soluzione. Perché la soluzione dove la trovano? In proposte infelici di cui non si parla. Il dramma di Alcoa è come tutti gli altri drammi, ma noi non possiamo trovare soluzioni all'Alcoa all'interno di un sistema che ha fallito e che ci ha avvelenato il territorio, ci ha impoverito sempre di più. E allora cosa vogliamo proporre? Scusate, andiamo a Roma a mendicare col cappello in mano e a chiedere ancora un po' di Alcoa in Sardegna, magari solo per 6 mesi. Non queste cose. No, non mi dico, io faccio, no, lei interviene, no, lei fa le battaglie, è un atto di vigliaccheria, sia lasciare l'aula, sia lasciare l'aula, che dimettersi. Lei deve portare, sì, le... però mi scusi, adesso si è messa l'ordine,
È demagogia! Allora! Silenzio! Sapevo che si innescava per la storia! Basta però con questa demagogia! Certo che intervengo! Cosa dici? Se parli pure! Cosa dici? Un attimo! Cosadino? Allora, abbiamo rispettato i tempi fino adesso, vi invito per favore a continuare a rispettare gli interventi di ognuno. Darò parola a tutti coloro che mi hanno chiesto di intervenire. Evitiamo questa sceneggiata perché stiamo parlando tranquillamente fino adesso, poi ognuno avrà il diritto di dire la propria posizione, anche queste, qualsiasi esternazione, che possa essere anche quella di Lilia Claudia, però rispettiamo gli interventi, non fatemi urlare, vi prego, anche la febbre. Ma aspettavo qualche iniziativa di questo tipo. Voglio dirvi a proposito che sono stata io a presentare la proposta di legge per l'abbattimento dei costi della politica. Io ho fatto battaglie per 3 anni, sino a quando non ho visto risultati. Quindi andiamo oltre. Voglio dirvi una cosa, veloce, quello che sta succedendo qui da noi, è chiaro che è una responsabilità perché sono nell'istituzione regionale, mi costa fatica intervenire in queste situazioni, ma io ci metto la faccia. Quello che sta avvenendo adesso è che ci stanno vendendo le terre. Questo è un fenomeno che sta passando inosservato. Ai cinesi. Leni ha lanciato la campagna di vendita dei terreni. Leon sta comprando i terreni, addirittura un mediatore che è un ex assessore regionale, per farci vendere le terre. Il nome! Per farci vendere. È sospetto. È sospetto. Quindi non si può. Ma il nome ci deve dire. Per cui il problema sono le terre. Anche il nome dell'interessato. Difendiamo le terre, non vendiamole, perché sono. Comunque, signori, io come sono stata l'unica in consiglio regionale quando c'è stato l'assalto ai pastori, io sono scesa quando ha caricato la polizia. Sono scesa da sola ed ero lì a fare le medicazioni, lei non c'era. Allora, signori, continuiamo le battaglie. Il messaggio che lancio è che le guerre non dovete farle contro me perché sbagliate in tutto. Una della casta. Allora, l'unità. Io invito veramente i sardi all'unità perché questa è l'ultima spiaggia. Poi non ci sarà trippa per gatti per nessuno. Grazie.